comunque a completamento, diciamo, delle informazioni che vi ho dato. C'era un ultimo punto che avevo dimenticato di dirvi e che ovviamente è opportuno che, diciamo così, ve lo chiarisca. Qui abbiamo fatto il caso praticamente di questo sale acido, l'idrogeno solfato di sodio, e di sale acido ce ne può essere solamente uno nel caso del sale derivato dall'acido solforico, perché le funzioni acide sono solamente due. Ma prendiamo ad esempio l'acido fosforico, che ha formula H3PO4. Allora, se noi andiamo a considerare i sali che possono essere ottenuti a partire dall'acido fosforico, ce ne sono ben 4. Perché? Perché praticamente, se noi andiamo a sostituire una sola funzione acida, abbiamo NaH2PO4. Se andiamo a sostituire due funzioni acide, abbiamo Na2H2PO4. Se andiamo a sostituire tutte e tre le funzioni acide, abbiamo Na3PO4. Ovviamente, i nomi quali sono? È estremamente semplice. Questo è l'acido fosforico. Questo praticamente come si chiamerà? Se quello è l'acido fosforico, quello che sa che sale sarà? Sarà un fosfato, benissimo, fosfato di sodio. Se proprio vogliamo essere più che precisi, diciamo fosfato di trisodio. Però se diciamo fosfato di sodio, quel tri è abbastanza pleonastico, perché sappiamo che il PO4 tiene tre cariche negative e quindi praticamente se noi diciamo sodio e basta, ci hanno stato per forza tre ioni sodio. Gli altri due come facciamo a distinguerli l'uno dall'altro? Allora, questo qui praticamente che tiene una sola funzione acida, cosa sarà? Sarà l'idrogeno fosfato se vogliamo essere molto precisi di sodio. Diciamo, ma anche se diciamo di sodio senza il D qua davanti non è sbagliato, perché quando noi diciamo idrogeno fosfato vuol dire che ci sta un solo idrogeno. Quindi, poiché in totale devono essere tre, se uno è idrogeno gli altri due saranno sodio, chiaro? Quest'altro invece come lo chiameremo? Lo chiameremo diidrogeno fosfato, di sodio. Qua sodio ce lo dobbiamo mettere, sodio e basta, perché ce ne sta uno solo. Va bene? Quindi era... diciamo un'informazione in più che dovevo dare, perché ripeto, i sali acidi ce ne può essere uno, ma ce ne possono essere anche due, più di due non ce ne possono stare, va bene? Poi quando faremo acidi e basi vedremo che comportamenti un po' strani tengono, diciamo così, dal punto di vista delle proprietà acide e base, i sali acidi, va bene? Poi ovviamente ci sta da dire che anche il capitolo acido base, diciamo, faremo una selezione delle parti più importanti, non farò proprio tutto quello che bisognerebbe fare su acidi e basi, perché ovviamente il tempo non ci sta. Quindi se ci sarà un pochettino di tempo vi farò vedere anche le stranezze comportamentali dei sali acidi, se no, diciamo, se qualcuno avrà bisogno se lo approfondirà lui oppure me lo viene a chiedere a me. Vedremo un pochettino quanto tempo abbiamo a disposizione. Va bene su questo punto? Ultima cosetta che ci sta ancora da dire sui composti, che a volte escono dei composti con delle formule un po' strane. Quali sono questi composti con delle formule un po' strane? Ad esempio, a volte trovate scritto, che posso dirvi, se per esempio andate nel nostro laboratorio chimico, troverete dei sali con delle formule strane scritte in questa maniera qua. NaCl per 5H2O. Che significa questo NaCl con un puntino 5H2O? Questo è quello che viene chiamato un sale idrato. Ad esempio, pure mi pare che esempio ci sta FSO4, un sale che mi pare abbiamo utilizzato spesso noi, per 7H2O. Quale insidia nascondono queste formule scritte in questa maniera? Dunque, è stato scritto in questa maniera questi composti per rendervi conto del fatto che
questi atomi, diciamo così, di idrogeno e di ossigeno che stanno segnati qua, non sono presenti sotto forma di atomi di idrogeno, sotto forma di atomi di ossigeno, sono presenti proprio sotto forma di molecole di acqua. Cioè questi composti vengono chiamati dei sali idrati. Cioè, in poche parole, voi che cosa avete? Avete un solido che è costituito, ed è un solido ionico che è costituito, prendiamo per esempio il NaCl per 5H2O, sarà costituito da ioni sodio e ioni cloruro. E vi ripeto, ogni ione sodio si circonda del massimo numero possibile di ioni cloruro e ogni ione cloruro si circonda del massimo numero possibile di ioni sodio. Come vedremo quando faremo lo stato solido, vedremo che il massimo numero possibile di ioni per il cloruro di sodio è 6, cioè ogni ione sodio tiene davanti un ione cloruro, dietro un ione cloruro, a destra un ione cloruro, a sinistra un ione cloruro, sopra un ione cloruro, sotto un ione cloruro, va bene? E praticamente ogni ione cloruro idem tiene davanti un ione sodio, dietro un ione sodio, a sinistra un ione sodio, a destra un ione sodio, sopra un ione sodio, sotto un ione sodio. Questo reticolo cristallino però lascia degli spazi vuoti. Se voi praticamente andate, diciamo, a pensare questi ioni come delle sfere, se andate ad assemblare dei sistemi di sfere non uguali, anche questi qua che non sono uguali tra di loro, perché lo ione cloruro è più grande e lo ione sodio è più piccolo, lasceranno degli spazi vuoti. Bene, in questi spazi vuoti si possono andare a infilare delle molecole d'acqua, va bene? E queste molecole d'acqua che tipo di legame hanno con il solido ionico? Beh, è un tipo di legame abbastanza debole, di cui non vi ho ancora parlato, di cui non pensavo di parlarvi, ma ve lo accenno semplicemente. È il legame dativo. Cioè, praticamente, il legame dativo in che cosa consiste? Allora, guardate un pochettino qua queste cose che ho scritto qui alla lavagna, se volete ve le copiate, insomma. Se no, ripeto, questo esempio di legame dativo che vi ho riportato alla lavagna lo trovate su tutti quanti i libri di chimica, sul Siemens-Klein ci sta, sul Corvadin ci sta, sul Mahan ci sta. E praticamente che cosa sono andato a disegnare? Voglio spiegare un momento la natura di questo legame dativo. Sembra una cosa complicata, ma non è una cosa complicata. Vedete, qui ho segnato il boro, qui ho segnato il fluoro. Questa è la struttura elettronica del boro che tiene Z uguale 5, gli diamo un pochino di energia al boro e promuoviamo un elettrone da 2S a 2P, quindi questa è la struttura elettronica del boro eccitato. Quindi praticamente il boro potrà formare tre legami per andare, diciamo così, a accoppiare questi tre elettroni. Col fluoro praticamente, vedete che ha un numero atomico 9 che gli manca un elettrone soltanto, potrà praticamente, questo è il simbolo elettronico del fluoro, ogni atomo di fluoro interagirà col boro e si prenderà un elettrone e farà questo tipo di composto. Vedete? Adesso, che particolarità c'ha questo composto, il trifluoruro di boro? La particolarità è che ha una buca elettronica. Cos'è la buca elettronica? Vedete, praticamente tiene questo orbitale qui pieno con due elettroni, questo orbitale qui pieno con due. Tiene questo orbitale qui, pieno con quei due elettroni. Questo orbitale qui non tiene nessun elettrone. Va bene? Diciamo, la cosa non è tanto instabile, perché? Perché comunque ha accoppiato tutti quanti gli elettroni. Solo praticamente tiene un orbitale, diciamo così. Vedete? Questo orbitale, praticamente qui, che non ha nessun elettrone. Poi ovviamente anche qui è intervenuta l'ibridazione di tipo sp3, quindi sono completamente equivalenti tra di loro con gli orbitali. Uno degli orbitali è completamente vuoto. Allora lasciamo questo orbitale completamente vuoto in questo trifluoruro di boro. Poi andiamo a costruirci la struttura elettronica dell'ammoniaca, cosa che già abbiamo fatto diverse volte nelle scorse lezioni. Azoto numero atomico 7, idrogeno numero atomico 1. Questo è il simbolo elettronico dell'azoto. Questo è il simbolo elettronico dell'idrogeno. Un atomo di idrogeno si va a mettere qui e abbiamo praticamente questo legame. Un altro atomo di idrogeno si va a mettere qui e abbiamo quest'altro legame. Un altro atomo di idrogeno qui si va a mettere qui e abbiamo quest'altro legame. Vedete, io sono andato a disegnare elettroni e atomi con colori diversi, giusto per ricordare che gli elettroni hanno genesi diverse. Vi ho detto, quando poi si va a formare una molecola,
si scordano gli elettroni di dire: io sono l'elettrone che ordinariamente appartenevo all'azoto, io sono l'elettrone che originariamente appartenevo all'idrogeno. No, sono elettroni della molecola e basta. Però, giusto come espediente didattico, utilizzo questo qua dei colori diversi. Adesso, che caratteristica c'ha praticamente la molecola di ammoniaca? È quella di avere un doppietto elettronico sbagliato. Questo doppietto elettronico sbagliato è una zona ad elevata densità di carica negativa. Quindi che cosa andrà a fare questo doppietto elettronico sbagliato? Questo doppietto elettronico sbagliato cercherà qualche nucleo di atomo libero con cui poter interagire. Si dice praticamente che questa è una molecola nucleofila, cioè che ama i nuclei. File, filos vuol dire amico in greco, nucleofilo vuol dire amica dei nuclei. Invece questa molecola qui del trifluoruro di boro è una molecola che è detta elettrofila. Perché? Perché tiene una buca elettronica, cioè in poche parole tiene un orbitale vuoto in cui non ci sono proprio elettroni. Allora, se voi mettete una molecola nucleofila che ha un doppietto elettronico sbagliato in prossimità di una molecola elettrofila che ha una buca elettronica, cosa succederà? Che la molecola nucleofila andrà a mettere il suo doppietto nella buca elettronica della molecola elettrofila. E che cosa si formerà? Si formerà questo tipo di composto qui. Vedete, io qua sono andato a disegnare gli elettroni originariamente dell'azoto in verde, quelli originariamente del boro in rosa, quelli originariamente dell'idrogeno e del fluoro in bianco, così per dire praticamente come si è formato questo composto. Allora, questo tipo di legame in cui c'è una molecola o un atomo che ha degli orbitali completamente vuoti di elettroni e arriva praticamente un'altra molecola o un altro atomo o un altro ione che è pieno di doppietti elettronici sbagliati e abbiamo praticamente che un atomo con doppietti elettronici sbagliati va a mettere i suoi doppietti elettronici sbagliati nella buca elettronica dell'atomo che ha l'orbitale vuoto. Questo legame si chiama dativo. Qual è la differenza con un legame covalente? Il legame covalente, un elettrone proviene da un atomo e un elettrone proviene da un altro atomo. Il legame dativo provengono tutti e due da un atomo. Il legame dativo è molto meno forte del legame covalente. Chiaro? Però il legame dativo vi spiega questi sali idrati che si formano. Perché praticamente che succede? Io ho la molecola d'acqua, vi do per scontato praticamente la struttura elettronica della molecola d'acqua qual è? Cioè questo è il simbolo elettronico dell'idrogeno, dell'ossigeno, vedete? L'idrogeno mette un elettrone qua e mette un altro elettrone qua. Guarda, l'ossigeno tiene due doppietti elettronici sbagliati, va bene? Gli atomi di sodio, che stanno nel cloruro di sodio, tengono gli orbitali D completamente vuoti e quindi praticamente l'acqua, l'ossigeno dell'acqua va a mettere i suoi doppietti elettronici sbagliati negli orbitali vuoti del sodio e cosa si forma? Si forma un sale idrato. In effetti il cloruro di sodio è un cosiddetto sale igroscopico, cioè se voi il cloruro di sodio lo conservate all'atmosfera, quello che trovate è questo qui. Non è questo, non è NaCl. Voi per avere NaCl sapete che dovete fare? Dovete prendere l'NaCl per 5H2O e riscaldarlo a una temperatura sicuramente superiore ai 100 gradi. Adesso la temperatura precisa non me la ricordo perché non è che poi tengo tutto a mente, ma sicuramente è una temperatura che va tra i 100 e i 200 gradi. Non ricordo precisamente qual è. Diciamo, il fatto che la temperatura a cui è necessario riscaldare il cloruro di sodio pentaidrato per liberarlo dell'acqua non è molto alta, che cosa vi dice? Dice che il legame non è molto forte, che se fosse molto forte dovreste salire molto di più con la temperatura. Però vi dice che è un legame che non potete trascurare. Perché? Perché praticamente voi, esposto all'umidità dell'aria, questo non lo troverete mai. Troverete sempre questo,
Chiaro? Un piccolo esempio, diciamo così, che vi può aiutare a capire questo fatto qui. Quando voi avete il sale nella saliera, se mettete il sale nella saliera, dopo un po' la saliera si ottura, non esce più sale. Perché? Perché praticamente il sale ha assorbito tanta di quella umidità dell'aria che è diventato, diciamo così, umidiccio. Poi praticamente quando il sale praticamente è idrato, i granelli di sale si ricoprono di altre molecole d'acqua, quindi praticamente diventa tutto bagnato e non riesce più a scendere. Allora, per farlo scendere, che cosa si fa? Ci si mette il riso. Perché? Perché il riso praticamente è costituito da amido. L'amido, non vi sto a spiegare che molecola è una molecola abbastanza complicata, ma diciamo che è una molecola abbastanza avida d'acqua. Allora, se voi mettete il riso sottrae l'acqua al sale e il sale così riesce a uscire un'altra volta. Però dopo un poco il riso poi lo dovete andare a sostituire, perché il riso poi si satura d'acqua e a quel punto il sale si riprende un'altra volta l'umidità dall'atmosfera. Vi ripeto, questo tipo di legame si chiama legame dativo. Diciamo, in chimica è molto importante, ed è importantissimo il legame dativo, soprattutto dal punto di vista biologico. Cioè, praticamente, un processo vitale per noi, quale è quello della respirazione, è basato sul fatto, praticamente, che le molecole di ossigeno creano dei legami dativi con gli atomi di ferro dell'emoglobina del sangue, l'emoglobina dei globuli rossi, che in fase di respirazione si formano e in fase praticamente di nutrizione delle cellule si spezzano e viene ceduto l'ossigeno alle cellule e il ferro dell'emoglobina del sangue crea il legame dativo con le molecole di anidride carbonica. Per cui praticamente i globuli rossi con, diciamo, questa emoglobina fanno continuamente questo esercizio di carico di ossigeno, scarico di ossigeno dentro alle cellule, rimozione dell'anidride carbonica, poi scarico dell'anidride carbonica nell'atmosfera e ricarico di ossigeno. E praticamente il segnale ai globuli rossi per dire carica l'ossigeno, scarica l'anidride carbonica, gli viene da una variazione di acidità del sangue quasi impercettibile. Il pH del sangue varia da 7,3 a 7,4, semplicemente questo. Non vi ho ancora detto che è il pH, ve lo dirò nelle prossime lezioni, ma una piccolissima variazione di pH dà il segnale praticamente a questi atomi di ferro, fai questo, fai quest'altro. Chiaro? Quindi praticamente, che ne so, un processo decisamente vitale per quello là che è l'essere umano è basato sulla formazione e sulla rottura di questi legami dativi. Cioè questo legame dativo è un legame di forza intermedia, cioè è abbastanza stabile, abbastanza forte da, diciamo così, da dare un minimo di stabilità al composto che si forma, che si chiama complesso, però è anche abbastanza debole da poterlo rompere facilmente. È chiaro? Piccolo inciso ancora una volta, l'ossido di carbonio perché è fortemente tossico ed è, diciamo così, mortale anche in concentrazione di decine di parti per milioni nell'atmosfera? Semplicemente perché l'ossido di carbonio forma con l'emoglobina del sangue non un composto labile, un composto stabile. Cioè quando l'ossido di carbonio ha reagito con gli atomi di ferro dell'emoglobina del sangue, il composto è stabile. Quel globulo rosso che è stato saturato da, come si dice, da ossido di carbonio è un globulo rosso morto, cioè in poche parole non ha più la capacità di trasportare ossigeno e di andare a trasportare anidride carbonica. Quindi praticamente è un globulo rosso che è assolutamente disattivo. Il fumatore, perché si dice che ha meno fiato? Cioè se fa una corsa e sta subito con un palmo di lingua da fuori, perché il fumatore quando fuma si respira un poco di ossido di carbonio che gli produce la sua sigaretta. Quindi un fumatore medio da una decina di sigarette al giorno ha dal 6 al 12% dei suoi globuli rossi che non funzionano più. Quindi in poche parole è come se, diciamo così, il suo sangue invece di funzionare al 100% per il trasporto dell'ossigeno funziona all'88% o al 94%, qualche cosa del genere.
Chiaro? Quindi vi ripeto, io poi purtroppo non è che ho la possibilità di andare a approfondire tante tematiche, ve lo volevo dire perché, ripeto, oltre a spiegare, diciamo così, il fenomeno dei sali idrati, che è un fenomeno che si verifica piuttosto spesso, anche alcuni, diciamo, processi di tipo biologico sono basati proprio sulla formazione di questo legame dativo. Va bene? Ci sono problemi su questo? Allora, passiamo un pochettino, diciamo, a introdurre il capitolo delle reazioni. Quando i vari composti chimici vengono messi a contatto gli uni con gli altri, possono dare origine a delle reazioni chimiche. Cosa succede in una reazione chimica? Succede praticamente che gli atomi che sono presenti nei reagenti, i reagenti sono praticamente le sostanze iniziali, quindi in queste, diciamo così, molecole dei reagenti ci sono certi legami chimici che tengono uniti gli atomi che formano queste molecole. Bene, questi legami chimici si spezzano, per cui questi atomi che formavano i reagenti poi interagiscono con altri atomi in maniera differente, si formano altri legami chimici e si formano quindi dei composti diversi da quelli dei reagenti e sono praticamente chiamati i prodotti di reazione. Cercherò di essere più chiaro. Si parte dai reagenti. I reagenti sono certe molecole. Queste molecole sono composte da certi atomi che sono tenuti insieme dai legami chimici che li tengono insieme. I legami chimici che tengono uniti gli atomi e i reagenti si spezzano. Poi le varie specie atomiche interagiscono fra di loro differentemente e si formano altri legami chimici diversi a formare molecole diverse da quelle di partenza. Questi sono i prodotti di reazione. Va bene? Adesso, prima, diciamo così, di andare a mostrare come si rappresentano le reazioni chimiche, vorrei, diciamo, spendere qualche parola su quelli che sono i presupposti delle reazioni chimiche, cioè perché una reazione chimica avviene. Diciamo che questi concetti ho già cominciato a presentarli nelle scorse lezioni, dato che sono dei concetti molto importanti, li ribadirò oggi, diciamo qualche cosa l'ho già detto, adesso lo approfondirò ulteriormente. Vi ho detto praticamente che i sistemi naturali evolvono spontaneamente verso situazioni di minore energia o verso situazioni di maggiore disordine. E praticamente vi ho, diciamo, spiegato un pochettino perché questo succede. Diciamo che ho fatto molto spesso quello stupidissimo esperimento del pezzetto di gesso che stava sopra la cattedra, poi lo spingevo a basso e quello cadeva per terra. E cosa dicevo? Dicevo: guardate, il pezzo di gesso è caduto da solo a terra. Perché è caduto da solo a terra? Perché cadendo dalla cattedra fino a terra ha abbassato la propria energia potenziale. E di quanto ha abbassato la propria energia potenziale? Di un fattore pari al prodotto P, peso del gesso, per H, differenza di altezza tra il piano della cattedra e il pavimento. Va bene? Poi che cosa vi ho detto? Vi ho detto anche, questo l'ho cominciato a dire nella scorsa lezione, il sistema tende naturalmente ad evolvere anche verso stati di maggior disordine. Adesso vorrei chiarire un poco meglio il concetto di ordine e il concetto di disordine. Ho cominciato, diciamo così, a introdurre nella lezione scorsa. Adesso, diciamo, l'ho introdotto con l'esempio del mazzo di carte. Adesso cominciamo a dirlo con una terminologia chimica un pochettino più complessa, che in un primo momento vi sembrerà molto ostica, tanto è vero che direte non ho capito niente. Poi dopo un poco si vede che l'allocuzione che uso è un'allocuzione abbastanza semplice. Dunque, uno stato macroscopico è tanto più disordinato
quanto maggiore è il numero di stati microscopici compatibili con esso. Ripeto, lo stato macroscopico è tanto più disordinato quanto maggiore è il numero di stati microscopici compatibili con esso. Per converso, uno stato macroscopico è tanto più ordinato quanto minore è il numero di stati microscopici compatibili con esso. Adesso, detto così, è una cosa, non si capisce niente, dice stati macroscopici, stati microscopici, ma chissà che va cercando. Farò un altro esempio, anche questo stupidissimo, insomma, e vedrete come, diciamo, queste affermazioni che sembrano criptiche, poi sono delle affermazioni, diciamo così, semplicissime. Immaginate la vostra stanza, il sistema è la vostra stanza. Dunque, potete avere la stanza ordinata o la stanza disordinata. Quando è che dite che la vostra stanza è ordinata? La vostra stanza è ordinata, che vi posso dire, quando i libri stanno negli scaffali dei libri, quando le scarpe stanno nella scarpiera, quando le mutande stanno nel cassetto delle mutande, quando i calzini stanno nel cassetto dei calzini, quando i pantaloni stanno appesi in modo che praticamente quando li indossate non sono delle pezze, quando le camicie stanno ben stirate e sono nel cassetto delle camicie, giusto? Adesso, quando invece la stanza è disordinata, voi che cosa potete avere? Potete avere i pantaloni che stanno nella scanzia, che stanno per terra, che stanno sotto al letto, che stanno nel cassetto dei calzini, e idem per i libri possono stare nella scanzia, possono stare per terra, possono stare sul letto, possono stare nel cassetto dei calzini e così via. Va bene? Adesso, quanti stati microscopici sono compatibili con lo stato macroscopico di camera ordinata? Uno solo. Cioè, quando i libri stanno nella scanzia, stanno libri fuori dalla scanzia? Mi dispiace, la stanza non è ordinata. Poi quando i pantaloni stanno nell'armadio, un pantalone sta buttato sul letto? Mi dispiace, stanza disordinata. Quando i calzini stanno nel cassetto dei calzini, ce ne sta uno sporco buttato per te, stanza disordinata e sporca e malodorata. Invece, praticamente, quindi stanza ordinata, un solo stato microscopico compatibile con lo stato macroscopico di stanza ordinata. Invece, quanti sono gli stati microscopici compatibili col sistema stanza disordinata? Non ve lo so dire, ma sarà sicuramente molto alto il numero. Perché? Perché i pantaloni possono stare nella scanzia, possono stare per terra, possono stare sul letto, possono stare nel cassetto dei calzini, possono stare nel cassetto delle mutande. E ognuna di queste cose, così via. Bene, qual è il numero preciso? Non ve lo so dire. Se volete il numero preciso, come si calcola, lo possiamo fare per il mazzo di carte. Va bene? Il mazzo di carte, praticamente, abbiamo detto che quando è ordinato? Quando gli assi, quando gli ori vanno da 1 a 10, i bastoni da 1 a 10, le coppe da 1 a 10, le spade da 1 a 10. Va bene? Quindi quanti stati microscopici sono compatibili con lo stato macroscopico mazzo ordinato? 1. Al massimo potete dire no, vi voglio mettere le spade prima degli ori. Gli ori dopo le coppe, vabbè, saranno 3 o 4, insomma, sarà 3 fattoriale, se proprio vogliamo dirlo. Vabbè. Invece, quanti stati microscopici sono compatibili con il sistema mazzo di carte disordinato? Ve lo posso dire, 39 fattoriale. Cioè, i numeri fattoriali sono quei numeri orribili col punto esclamativo, che vuol dire 39 per 38 per 37 fino a 1 praticamente. Questo per dire che cosa? Vuol dire, per dire che l'asso di ori può stare nella prima posizione, nella seconda posizione, nella terza posizione e così via. Poi il 2 di ori può stare, se la prima posizione è occupata dall'asso d'oro, gli rimangono soltanto altre 39 posizioni.
e quindi allora è un in meno, chiaro? E quindi se voi andate a fare tutto questo calcolo qua, io ho calcolo combinatorio, quando ero studente lo schifavo grandissimamente, insomma, e da docente lo schifo vieppiù. Quindi insomma l'esercizio è un brutto esercizio di matematica che non so se ve lo fanno fare, insomma. Comunque si trovano questi numeri fattoriali. L'assunto quale viene a essere? L'assunto viene a essere che mentre gli stati microscopici, mazzo di carte ordinate, sono 1 o al massimo 3 fattoriale, quindi 3 per 2 per 1, 6, le opzioni, gli stati microscopici compatibili con mazzo di carte disordinate è un numero enorme, non lo so, fatemelo voi con le calcolatrici, però è un numero enorme. Chiaro? Quindi questo che significa? Significa che molto facilmente un sistema evolve da uno stato ordinato a uno stato disordinato, ma non evolve naturalmente da uno ordinato a uno disordinato. E perché? Perché lo stato disordinato è più probabile. Chiaro? Cioè, per il mazzo di carte ci sono 6 possibilità per lo stato ordinato del mazzo di carte. Per lo stato disordinato del mazzo di carte ce ne sono miliardi. E allora qual è più probabile che si verifichi? Quello là che ci sono miliardi di probabilità, non quello che ce ne sono solamente 6. È chiaro? Adesso vi ripeto, voi potete sì passare da uno stato più disordinato a uno stato più ordinato, ma lo potete fare solo a spese di lavoro. Lavoro fisico nel caso praticamente, che vi posso dire, di un sistema chimico che è in trasformazione, lavoro che vi dovete dare da fare voi se volete ordinare il mazzo o se volete ordinare la vostra stanza. Cioè se voi avete la vostra stanza disordinata, quella da sola non è che torna ordinata, dovete prendere tutti i pantaloni, metterli nell'armadio, tutti i calzini, metterli nel cassetto dei calzini, tutti i libri, andarli a mettere dentro la scansia. È chiaro? Allora, questo è per dire che cosa? Che i criteri di evoluzione di tutti i sistemi, e quindi anche i sistemi in cui si può verificare una reazione chimica, sono questi due punti. Cioè, guardate qui ragazzi, se questa è l'energia dei reagenti, l'energia dei prodotti dovrà essere più bassa. Va bene? Adesso come energia c'è una funzione di stato per la misura e questa funzione di stato si chiama entalpia e si indica con H. Quindi questa sarà l'entalpia dei reagenti e questa sarà l'entalpia dei prodotti. Quindi in poche parole dovremo avere una diminuzione di energia nel sistema. Adesso la definizione di funzione entalpia la lascio agli studiosi di fisica. Chiaro? Vi dico semplicemente che una funzione di stato, la caratteristica di una funzione di stato qual è? Che il suo valore dipende soltanto dallo stato iniziale e dallo stato finale, e non dipende dal percorso che si fa per passare dal punto iniziale al punto finale. Poi questa è roba, diciamo così, che vedrete molto bene. Noi lo facevamo nella termodinamica, ma la termodinamica penso che la fate negli esami di fisica tecnica, non so come si chiama, la farete comunque, non vi preoccupate, state tranquilli che la farete. Quindi in poche parole, dato che il delta H di un processo è definito come, diciamo così, la differenza tra lo stato finale meno lo stato iniziale, quindi se parliamo di entalpia meno l'entalpia finale meno l'entalpia iniziale, parleremo di entalpia dei prodotti meno l'entalpia dei reagenti.
E questa, diciamo così, grandezza deve assumere un valore minore di 0. Cioè, questo è il primo criterio. Va bene? Il secondo criterio qual è? È quello là, praticamente, che i sistemi evolvono spontaneamente verso, da sistemi più ordinati a sistemi più disordinati. Perché? Perché sono più probabili. Chiaro? Allora, questo che significa? Significa che se noi andiamo a chiamare la funzione di stato che descrive il grado di disordine del sistema, questa si chiama entropia. Adesso, lungi da me andarvi a definire l'entropia. L'entropia si definisce con grande precisione quando si studia quel capitolo della termodinamica chiamato i cicli di Carnot. Allora, nei cicli di Carnot, quando farete i cicli di Carnot, andrete anche a definire che cos'è l'entropia. Adesso accontentatevi, non posso fare nell'ambito di un corso di chimica, non posso fare anche un corso di fisica, insomma, non faccio quello che devo fare io. Accontentatevi di una definizione, diciamo così, intuitiva della grandezza entropia. È una funzione di stato, quindi che ha le caratteristiche di tutte le funzioni di stato, cioè quella lì di avere, diciamo così, un valore che è, diciamo, dipendente solo dallo stato iniziale e dallo stato finale, non dipende dal percorso che si fa per andare da un punto all'altro del sistema, che è, appunto, questa è una, diciamo così, una caratteristica delle funzioni di stato. E questa funzione descrive il grado di disordine di un sistema. Più grande è l'entropia, più grande è il disordine di un sistema. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che se questa è l'entropia dei reagenti, l'entropia dei prodotti dovrà essere più alta. Va bene? Allora, il secondo criterio quale sarà? Sarà praticamente che il delta S, ovviamente delta S sarà uguale all'entropia finale meno l'entropia iniziale, quindi sarà uguale all'entropia dei prodotti meno l'entropia dei reagenti. Dovrà essere questo delta S maggiore. Bene, ovviamente noi abbiamo che se in una reazione chimica il delta H è minore di 0 e il delta S è maggiore di 0, la termodinamica ci dice che sicuramente la reazione avverrà. Guardate bene come sto dicendo la termodinamica, perché poi dopo bisognerà andare a fare anche delle altre considerazioni. Ciò non toglie che si possono anche verificare delle reazioni in cui l'energia dei prodotti, cioè l'entalpia dei prodotti, è maggiore dell'entalpia dei reagenti. Ma sicuramente in queste reazioni qui noi avremo che l'entropia dei prodotti sarà maggiore dell'entropia dei reagenti. Cioè è chiaro? Cioè si può verificare che in una reazione noi abbiamo che i prodotti hanno più energia dei reagenti, ma ciò significherà sicuramente che i prodotti avranno anche più entropia dei reagenti. Oppure può anche verificarsi che in una reazione noi passiamo da uno stato più disordinato a uno stato più ordinato, quindi abbiamo una diminuzione di entropia del sistema, ma sicuramente in quella reazione ci sarà anche una diminuzione di energia del sistema. Allora, praticamente, per, diciamo così, far convogliare questi due criteri in un unico criterio, è stata, diciamo così, coniata una nuova grandezza di stato, che, diciamo, è un ibrido di queste due grandezze. Questa grandezza di stato si indica con la G, ed è chiamata energia libera di Gibbs, e definita essere uguale a H meno T per S, dove T è la temperatura assoluta che definirò fra qualche lezione, insomma. Questo a significare che cosa? Che il fattore
probabilistico, il fattore entropico, è tanto più importante quanto più elevata è la temperatura. Il fattore energetico è tanto più importante quanto più bassa è la temperatura. Cioè, se questo numero qua è un numero basso, il fattore entropico sarà moltiplicato per un numero basso, quindi avrà poco peso. Quindi alle basse temperature è molto importante l'energia. Alle alte temperature, invece, è molto più importante il disordine, perché questo numero sarà moltiplicato per un numero alto, questo numero qua resta sempre lo stesso, e quindi diciamo così che alle basse temperature sono favorite tutte quante quelle strutture caratterizzate da bassa energia. Non importa se l'ordine c'è o se l'ordine non c'è. Invece ad alta temperatura saranno favorite tutte quante quelle strutture caratterizzate da elevato disordine, quindi elevata probabilità. Non importa se l'energia è alta o se l'energia è bassa. Va bene? Cioè, in poche parole, noi abbiamo detto che i due criteri quali sono? Delta H minore di 0, delta S maggiore di 0. Se noi vogliamo andare a ragionare in termini di delta di energia libera di Gibbs, il delta G è definito come delta H meno T delta S. Allora, questa grandezza, il delta G, affinché un processo avvenga, deve avere valore minore di 0. Chiaro? Quindi praticamente noi abbiamo che una stessa reazione chimica può procedere in una direzione o può procedere nella direzione opposta a seconda della temperatura. Alle basse temperature sono favoriti, diciamo così, i sistemi a bassa energia, alle alte temperature sono favoriti i sistemi ad elevato disordine. Diciamo che questo stiamo, diciamo, preludendo a delle parti del corso che verranno illustrate più avanti. Chiaro? Quindi, ribadiamo, diciamo così, i punti fondamentali di questa parte finale della lezione. Una reazione chimica perché avviene? Può avvenire praticamente perché si abbassa l'energia globale, può avvenire perché si innalza il disordine del sistema, può avvenire praticamente perché tutti e due questi fattori sono concordi, cioè si abbassa l'energia del sistema e si innalza il disordine del sistema. Se questi due fattori non sono concordi, chi dei due vince, chi lo decide? Lo decide la temperatura. Va bene? Ok. Allora ragazzi, domani diciamo cominciamo a presentare le reazioni chimiche, vi presento le equazioni chimiche, vi presento i vari tipi di reazioni chimiche e ragioneremo anche di esse. Ok, arrivederci.